Buongiorno. Come due alberghi vicini, come due montagne che mai si incontrano, come due navi al largo che si muovono opposte l'una all'altra e sempre distanti, equidistanti. Equinozio di ottobre, modale, ad libitum. We are going home. Se è vero che non puoi decidere quando cominciare, puoi sempre smettere. Un tuo diritto. Conosco i miei diritti a gente e so ed è cristallino e logico che cedere alla cenere così finisce il corso di ogni azione perché tutto deve, perché se a tutti è dovuto, se a qualcuno è dovuto, tutto deve passare. Passato infinito è un diritto, tutto deve passare, tutto. Deve passare. Tutto deve passare. Quando si spegne, dove riparte il fuoco? Grazie mille. E ora l'ultima. Vorrei dirne un'ultima. Un ricordo di molto tempo fa. La sordità delle frasi, dei petardi, sino ai proiettili, un'immagine al centro del verde, ad osservare aerei militari, sorvolano i discorsi che stavi facendo nel 1984, pieno avanzamento, dice che non puoi parlare, l'esperienza bellica al centro del verde, osservo aerei militari in alto, i simboli rossi e blu sulle fiancate, con tricolori o stelle strisce, i reattori. Dovevo uscire quel giorno, c'era pioggia. Pioggia di Chernobyl, due anni dopo. La pioggia di Chernobyl. Completamente sordo. Grazie mille.